Ciao ragazzi, bentornati al mio corso di inglese. Oggi vi spiegherò in brevissimo tempo, ma come sempre in maniera del tutto efficace, come formare ed utilizzare il Present Perfect Continuous. Allora, cominciamo dicendo che questo tempo verbale si utilizza con verbi che denotano un'azione per indicare da quanto tempo si fa qualcosa. Non si usa quindi con i verbi to be, to have e to know, in tali casi si usa il Present Perfect Simple, né nelle forme negative, a meno che non sia sottinteso lo svolgimento di un'azione. Come per il Present Perfect Simple, anche in questo caso possiamo trovare since e for, che vengono tradotti come fin da, un momento fisso dal passato, e da, per la durata di giorni, settimane, mesi o anni, fino a oggi. La forma affermativa si formerà con soggetto, più have o has, been, più verbo gerundio, più eventuali complementi. Un esempio, I've been playing cricket since 1996. Gioco a cricket dal 1996. Azione valida dal 1996 fino ad oggi. Oppure, I've been playing the piano for 10 years. Suono il pianoforte da 10 anni, ovvero azione valida per tutta la durata di 10 anni fino ad ora. Forma interrogativa sarà have o has più soggetto più been più verbo gerundio più eventuali complementi. Un esempio, Have you been playing tennis since 2005? Giochi a tennis dal 2005? Domanda inerente ad azione valida dal 2005 fino ad oggi. O ancora, Has he been walking around the property for 2 hours? Sta camminando per la proprietà da oltre 2 ore? Domanda valida per tutta la durata di 2 ore fino a questo momento. Forme negative. Sarà soggetto più have o has, più not, più participio passato. Nel caso di non azione si utilizzerà il present perfect simple. I haven't studied English since 1999. Non studio la lingua inglese dal 1999. Situazione valida dal 99 fino ad oggi. Si formerà invece con soggetto più have o has, più not, più been, più verbo ening, nel caso di azione sottintesa, utilizzando invece quindi il present perfect continuous. I haven't been studying English as long as you. Non studio l'inglese da quando lo studi tu, ovvero svolgo l'azione di studiarlo, ma da un tempo minore rispetto a te. Anche oggi, in pochissimi minuti, siamo riusciti ad apprendere il significato e soprattutto l'utilizzo di una forma verbale estremamente importante della lingua inglese, il present perfect continuous. Spero che anche questa lezione vi sia risultata utile e alla prossima. Ciao!